Allora, benvenuti alla presentazione di un libro inedito e di una nuova edizione e di un libro conosciuto tempo fa, ma ormai divenuto introvabile. Allora, avremo il professor Gianni Castagnello che porta i saluti del sindaco di Tortona. Ci sarà poi l'avvocato Albise Tomaseo Ponzetta che porta un saluto da parte del sindaco di Ponte di Piave e nell'ordine parleranno il dottor Giorgio Gatti, il dottor Marcuzzo, autore del libro, il dottor Pino De Carlini e poi prenderà ancora la parola il dottor Marcuzzo per invitarvi a un brindisi finale. Il dottor Marcuzzo io l'ho conosciuto alcuni anni fa, che si è presentato in archivio per fare delle ricerche su Ernesto Cabruna. È un ex carabiniere, è uno studioso appassionato di storia, di volo e soprattutto è un cultore della memoria. Io l'ho seguito anche nel progetto di Ponte di Piave e di tutti i comuni del circondario, che è appunto intitolato I percorsi della Grande Guerra, e devo dire che hanno fatto veramente delle grandi cose. Fra l'altro a Ponte di Piave hanno inaugurato una stele proprio dedicata a mio zio, la medaglia d'oro Ernesto Cabruna. Io lo chiamo zio, anche se tecnicamente è un prozio, ma sono stata allevata da questa famiglia e per me sono sempre stati i zii. Allora, il primo a parlare abbiamo detto che sarà... Devi dire qualcosa? No. Ok, passo il microfono. Grazie a Matilde Bassi, io porto un semplice saluto e il saluto è un'espressione di gratitudine per questa iniziativa, di soddisfazione. Ieri parecchi dei presenti, credo, abbiano seguito la fanfara dei Piazzalieri, abbiano partecipato all'inaugurazione della mostra che è interessante, bella da visitare. E per Tortona è bello ed è significativo celebrare uno dei suoi concittadini più illustri, che è stato veramente un eroe della Grande Guerra, poi ha condotto una vita anche segnata da passione per la patria, da coerenza. E sono contento di vedere un pubblico numeroso di tortonesi e anche di non tortonesi, anche di persone venute da lontano per la presentazione di questo libro. Saluto e ringrazio le autorità militari e civili presenti, senza nominare nessuno, perché come mi hanno insegnato da giovane qualcuno sfuggirebbe sempre. Quindi. E ringrazio le persone che sono qui al tavolo dei relatori. Intanto lo storico Vito Marcuzzo, che ha scritto e riedito questo libro dedicato a Ernesto Cabruna, così da poter farne conoscere la figura e il valore. Ringrazio Pino De Carlini, che a Tortona non ha proprio bisogno di presentazione, perché tutti conoscono la sua passione per la storia locale e anche il contributo prezioso e a questo punto anche consistente che ha dato negli anni allo studio e alla conoscenza della storia locale. La sedia vuota, Giorgio Gatti, che è stato a lungo direttore della nostra biblioteca, quindi anche un perno, un punto di riferimento e un fautore di iniziative di studio della nostra storia. E poi ringrazio, ma questo in modo particolare, Matilde Bassi, che io ho conosciuto
prima come colleghe, poi per altre ragioni, e che pronipote di Ernesto Cabruna in questi ultimi anni so che ha fatto molto per riportarlo alla memoria, perché il significato della sua vita e i valori che in questa vita si ritrovano siano conosciuti, non vadano perduti, e, è stato davvero punto di riferimento e anche di stimolo per le ricerche che hanno portato alla mostra che si trovava nelle sale della biblioteca e anche per il momento di presentazione del libro che stiamo vivendo adesso. Il sindaco, il vice sindaco che erano presenti qui ieri per l'inaugurazione della mostra oggi non hanno potuto esserci. A nome loro rinnovo un vivo e sentito ringraziamento, un senso di gratitudine per tutto quello che si sta facendo. Buon ascolto, buona presentazione del libro. Sì, parlo anche io in piedi e vi ringrazio ancora per la presenza questa sera a questa seconda iniziativa dedicata alla figura di Ernesto Cabruna nel centenario della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Io devo confessare un imbarazzo nella presentazione di questo importante libro che Vito Marcuzzo ha dedicato al carabiniere volante, agente segreto di D'Annunzio a Fiume. È un imbarazzo che deriva proprio dal fatto che questo è un bel libro, documentatissimo, estremamente ben strutturato e con alcune caratteristiche che cercherò di sottolineare. L'imbarazzo deriva dal fatto che c'è stata una competizione sotterranea tra Marcuzzo, non dichiarata evidentemente, tra Marcuzzo e un gruppo di tortonesi che facevano contemporaneamente la stessa ricerca su Ernesto Cabruna. I tortonesi erano Matilde Bassi, Michele Soffiantini, che è veramente uno scout archivistico impareggiabile, e sottoscritto. Noi avevamo in mente di raccogliere i dati e soprattutto il materiale fotografico per la mostra che è allestita in Biblioteca Civica. Col tempo è nata anche la pressione per riuscire a fare un lavoro più corposo, perché il materiale che si trovava era veramente entusiasmante. Molto l'aveva trovato Soffiantini precedentemente, che aveva portato per la prima volta in visione il materiale dell'Ovra dedicato a Cabruna e altro materiale, per esempio quello dedicato a un altro tortonese, Sovera, che era a Fiume con Cabruna, un altro personaggio importante. Dopo quel tipo di materiale è continuato a uscire ulteriori informazioni, fotocopie, documenti, e strada facendo ci si incontrava praticamente. Marcuzzo vedeva gli archivi del Vittoriale degli italiani sul Lago di Garda e noi arrivavamo la settimana dopo e dicevamo: guarda, è stato tutto Marcuzzo, guarda, ha visto sta roba qua. Poi andiamo al Museo dei Fiumani a Roma, nel quartiere Giuliano Dalmata, un museo importantissimo, piccolo ma veramente con della roba meravigliosa, e anche lì, ah sì, mi pare che sia, deve venire anche Vito Marcuzzo, e noi diciamo, però è ben informato. Poi abbiamo visto, ci siamo trovati con gli archivi sconfinati dell'ufficio storico dell'aeronautica militare, quelli del Museo dei Carabinieri e quello degli archivi dell'Ufficio Storico dei Musei dei Carabinieri, e anche lì il materiale che usciva su questo personaggio era interessantissimo. Al massimo siamo arrivati quando siamo entrati nell'archivio centrale dello Stato, all'EUR,
che sono sconfinati, sono assolutamente sterminati come documentazione, c'è veramente qualunque cosa. Ci sono per esempio gli atti della Commissione Moro, tanto per illustrare una parte minima di quel materiale, c'è tutta la carta di Italo Balbo, ancora consultabile. Poi ci sono altri archivi, archivi dell'esercito, eccetera. Ci siamo fatti passare praticamente un po' in concorrenza questo tipo di materiale, informandoci reciprocamente con abbastanza lealtà su quanto si trovava, finché Marcuzzo qualche mese fa ci porta in visione il suo lavoro per sottoporlo, insomma, per vedere di integrare di giudizio, e ci fa vedere questo tipo di materiale informatico. Ecco, io a quel punto lì ho veramente avuto una specie di crollo psicologico, perché il materiale di Marcuzzo era veramente enorme, era esposto in un modo molto interessante, perché non basta trovare i documenti vanno collegati e interpretati. C'è una notazione che tra le tante, a un certo punto a Fiume Cabruna decide di sciogliere i giuramenti che lo legano ad Annunzio. Hanno un rapporto estremamente conflittuale, proprio di amore ed odio che è alternato, eccetera. E Marcuzzo giustamente fa una notazione e dice: attenzione, non il giuramento che lo lega alla reggenza del Carnaro ad Annunzio, ma i giuramenti. Questo significava probabilmente che Cabruna era legato alla figura di D'Annunzio, alla libreria fiumana, da più atti giurati e voleva scioglierli tutti. Poi non lo farà mai, perché fino all'ultimo, fino alla morte, Cabruna sarà fedele in realtà alla figura del suo comandante. Questo tipo di osservazioni lungo tutto il libro si ripercorrono, si trovano facilmente. Per di più il libro è strutturato con delle specie di piccoli ritratti oppure descrizioni particolareggiate, che sono estremamente interessanti, perché ci danno un'idea, anche a chi non è uno storico semiprofessionista, di quanto sia distante, di come fosse complicata la situazione storiografica, geopolitica, militare, personale in quegli anni. Per esempio, basta vedere la fotografia del generale Enrico Caviglia, che è quello che attaccherà Fiume, attaccherà D'Annunzio e farà sparare con i cannoni da 120 dell'Andreadore nello studio di D'Annunzio, mancandolo. Basta guardare la sua foto per capire che tipo di persona fosse. Poi la descrizione che dà Marcuzzo di Caviglia ce lo illustra ancora meglio. Questo qui è per esempio uno che si è fatto dalla Cina in Italia a cavallo. Era osservatore in Cina e è tornato a casa in Italia a cavallo, no? Era un personaggio, la fotografia è a pagina non so quale sia, e dà l'idea di che tipo potesse essere. Oppure quando riporta poche pagine prima una dichiarazione che è firmata da A. Gemelli. A. Gemelli, istituto di psicofisiologia del comando supremo, attenzione, non di un ospedale, del comando supremo. E questo è il padre Agostino Gemelli, il fondatore dell'Università Cattolica, che per conto del Comando Supremo aveva aperto un istituto di psicofisiologia che studiava proprio gli aviatori, perché gli aviatori erano delle cafie praticamente umane di una cosa mai vista. E così via, con tutte queste illustrazioni laterali, ci dà la complessità di una situazione, di un mondo che non conosciamo assolutamente più. I mezzi militari, le strategie, i generali austriaci, e collega in questo modo la figura di Cabruna con il mondo contemporaneo. A questo punto, in effetti, a me pareva che proseguire sulla strada di una ricerca, diciamo, altra su Cabruna fosse una sorta di accanimento storiografico, nel senso che si andavano a cercare proprio nelle pieghe dei documenti, delle notazioni abbastanza secondarie. No? L'opera c'era già,
l'opera definitiva su Cabruna c'era già ed era il libro di Marfuzzo, un libro importante soprattutto per i tortonesi che in questo modo possono veramente avvicinare nella sua complessità questo personaggio. Il fatto è che questo personaggio è difficilissimo da trattare, perché la sua vita comprende in qualche modo la vita di quattro persone, cinque persone che vivono a contatto e a direttamente con un'esperienza diretta, per esempio, di tutti gli avvenimenti principali del periodo in cui vivono. Questo signore qui, a parte essere scappato da casa da ragazzino, si trova a Messina appena dopo il terremoto. Marcuzzo ricorda che il terremoto di Messina ha causato qualcosa come 120.000 morti, e che Messina è stata ricostruita su questi morti che non potevano essere sicuramente tutti sepolti. Si trova là con Don Orione e con, tra l'altro, con un altro tortonese che è Marengo Marenchi e fa questo tipo di esperienza assolutamente importante per un giovanissimo carabiniere che si trova in servizio di ordine pubblico, però in un posto dove non c'è più nulla e dove tutti muoiono per le malattie conseguenti. Dopo questo fatto si presenta, va volontario nella guerra italo-libica, si fa sia il fronte africano che il fronte del mare Egeo. Dopo questa esperienza sicuramente importante fa il suo servizio di carabiniere a San Beltrán. Appena scoppia la guerra mondiale si presenta volontario sul fronte di combattimento e come carabiniere appiedato ottiene la sua prima medaglia di bronzo. Dopodiché diventa aviatore, carabiniere aviatore, e lì ne fa di tutti i colori. Io raccomando chi avrà il libro di leggere la descrizione dell'attività militare di Cabruna fatta dal suo capitano del reparto, da Gordesco, un altro grandioso asso. Sono 4-5 pagine in cui, se ci fosse un film fatto su questo tipo di copione, uno dice ma no, è un fumetto, non ci sono queste cose qua. Questi si lanciano con l'apparecchio contro i Draken austriaci e li abbattono, tra l'altro li buttano giù. Oppure, vabbè, sapete tutto, uno ha già sentito, 3 contro 11, 1 contro 30, facevano queste cose qua, cioè si lanciavano contro i pattuglioni di aerei austriaci, all'interno dei quali pattuglioni c'erano quelli con la divisa rossa, cioè quelli chiassi di guerra, no? E Cabruna faceva queste cose qua, infatti divenne velocemente l'aviatore preferito del Duca d'Aosta, comandante della terza armata, che se lo portava dopo la guerra dietro per far vedere che tipo di personaggi fossero gli aviatori della sua armata, detto il Duca Invitto, con cui D'Annunzio e Cabruna ebbero sempre un rapporto di una certa rilevanza. Dopo questo fatto lui partecipa all'avventura di Fiume. L'avventura di Fiume in genere va dal 12 settembre 1919 fino al 25-26 dicembre del 1920, perché bombardano il palazzo di governo. Dopo pochi giorni quasi tutti i legionari si allontanano da Fiume, D'Annunzio va via da Fiume, chi resta a Fiume? Cabruna, e resta fino alla tarda primavera del 1922, riuscendo a fare l'intermediario tra il governo costituente, il governo di filo italiano, e il nostro poeta che ormai sta rifugiandosi appunto nel Vittoriale. Riuscirà perfino a fare un piccolo colpo di Stato. Nel marzo 1922 Cabruna diventa per pochissimi giorni dittatore dello Stato di Fiume. Ma attenzione, non è che sia diventato dittatore perché non aveva niente contro nessuno. Contro aveva Italo Balbo e mezzo partito fascista. Lui riesce a portare via 12 mitragliatrici a Italo Balbo, che gliela riproverà per sempre, con le quali Italo Balbo voleva appunto fare un controgolpe. Naturalmente Cabruna e Balbo si odieranno fino alla fine, insomma. Dopo questo fatto, dopo Fiume, Cabruna si trova praticamente rovinato,
riuscirà a rientrare nell'aeronautica e diventare aiutante di campo del generale Piccio, che era il comandante della neonata aeronautica militare italiana. Lì cominciano veramente delle grosse grane per il nostro pilota, che era ligissimo e integerrimo, e si trovò di fronte a una storia italiana, come la chiama Marcuzzo, cioè un aereo che perdeva le ali, un aereo che era costruito in un certo modo, era un aereo d'ala alta, un parasol, che per un difetto di costruzione perdeva le ali e i piloti morivano in questo tipo di incidente. Lui denunciò il fatto per via gerarchica, non fu ascoltato, dall'altra parte c'era sempre Italo Balbo, attenzione, finché parlò con il duca d'Aosta, e questo fatto gli costò alcuni mesi di fortezza, che lui si fece tranquillamente, senza fare, come si dice da noi, una piega. Poi c'è di nuovo la Libia come servizio nella 32esima squadriglia, c'è la malattia, il congedo. Qui comincia la parte, finiamo tra pochi secondi, la parte di Cabruna osservato quotidianamente dall'Ofra, che ci ha lasciato delle parecchie, molte carte su di lui, soprattutto sui suoi amici che lui frequentava tutti antifascisti della peggior specie proprio, cioè i peggiori parlavano con lui. E evidentemente l'Ofra era più che motivata a seguirlo. Abbiamo trovato proprio ultimamente, insomma, un documento che lo mette all'interno di una congiura contro Mussolini, che tra l'altro ci sembra strano perché lui con Mussolini aveva sempre avuto un rapporto a tu per tu praticamente. Comunque viene segnalato all'interno della congiura con Mussolini, fatta insieme al conte della Torre, che era direttore dell'Osservatore Romano, e al conte Raggio, che erano i Raggio qui di Genova e Novi Ligure, che erano della fronda antifascista molto tenue, insomma. Dopodiché arriva la guerra mondiale e mentre l'Italia entra in guerra, lui viene segnalato dai servizi segreti inglesi. Su questa cosa dei servizi segreti inglesi poi vedremo di fare degli accertamenti ulteriori, perché alcune carte ci segnalano che lui fu segnalato ma non fu mai un agente segreto inglese. Conoscendo Cabruna, il fatto che lui lavorasse con gli inglesi contro l'Italia ci sembra proprio impossibile. Comunque fu segnalato, nel senso che insieme a Caviglia, lo stesso Caviglia che aveva attaccato Fiume, era ritenuto un oppositore del regime. Ed era oppositore del regime perché nel 1942, nell'anno di svolta della guerra, lui scrive una lettera alle medaglie d'oro, cioè all'organizzazione delle medaglie d'oro, accusandoli di una serie di atteggiamenti opportunistici. Nel 1942, questo voleva dire praticamente tirarsi addosso tutta la repressione politica. Infatti si nascose nel Fatti Bene Fratelli di Roma, che fu per in quegli anni il rifugio sicuro di moltissimi antifascisti ebrei, moltissimi antifascisti tra cui il nostro Giuseppe Romita, che lui conosceva e con cui ebbe dei rapporti. Entra nella resistenza romana, altro punto sul quale ci sono dei pesanti problemi. La resistenza romana non ha un libro generale di trattazione e non ce l'ha per un motivo che siamo riusciti a rintracciare. La resistenza romana è veramente un nido di vipere, nel senso che all'interno di questo fronte genericamente antitedesco c'è veramente chiunque, dalle bande di criminali alle bande di tipo filo americane, perfino delle formazioni fasciste di sinistra che fanno la guerra contro i tedeschi. Cabruna entra in una di queste formazioni, siamo in grado di ricostruire poco, comunque questo lo mette a contatto con l'ambiente della sinistra romana
e lui si avvicinò per qualche tempo al Partito Comunista Italiano, se ne allontanò velocemente perché evidentemente i rapporti con le lettere che scrisse a Togliatti dimostrano che proprio non era tagliato per quel tipo di atteggiamento che il Partito Comunista aveva adottato. Ma siccome era veramente integerrimo, lui fino al 18 aprile del 1948 aderì al Fronte Democratico Popolare, meritandosi per questo l'esclusione immediata da tutte le cariche importanti, onorifiche che potevano essergli dedicate. Gli ultimi anni li dedicò a una serie di precisazioni e polemiche sulle cose che aveva fatto. Una delle più importanti è contro il mausoleo del Vittoriale, perché riteneva che non rispondesse alle indicazioni del comandante, e lì naturalmente venne sepolto negli anni 60 quando se ne andò da questa terra. Ecco, questo problema, cioè questo tipo di vita che si fa fatica a raccontare, evidentemente probabilmente merita ancora qualche tipo di scavo. Quindi riusciremo sicuramente, anche dopo il suo libro, secondo me, a trovare qualche tipo di taglio, qualche tipo di problema da esaminare. Io la ringrazio Marcuzzo veramente a nome mio e di tutti per il lavoro che ha fatto. Speriamo di essere all'altezza di portarlo avanti. Grazie. Grazie a tutti di aver organizzato questa bella serata, e qui a Tortona ho trovato tante persone con le quali ho lavorato bene, con le quali abbiamo avuto riscontri senza troppe formalità ma di molta efficacia. Ringrazio anche, scusate, alcuni miei compagni d'arme di 40 anni fa che sono venuti di questa zona, che sono venuti a salutarmi oggi, e noi ci vediamo ogni 10 anni e sono contento che siano qua. Allora, perché uno che sta a Oderzo si mette a scrivere, a fare una ricerca su Ernesto Cabruna di Tortona? Questa è forse la domanda che uno si fa. Due motivi. Io ho avuto la fortuna di essere alla Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, dove c'è uno SPAD di Cabruna, cioè una copia dello SPAD di Cabruna, e questo già mi aveva appassionato di aerei, mi aveva sempre incuriosito. Il motivo poi che mi ha spinto proprio a venire a conoscere la signora Matilde e la dottoressa Brunetta e il dottor Gatti qui, è che noi lì abbiamo fatto diverse attività in occasione del centenario della Grande Guerra, una cosa che da noi è vissutissima perché noi siamo stati occupati dagli austriaci e tutte le famiglie sono state coinvolte, non hanno avuto solo il nonno che è andato al fronte, hanno avuto, come dico sempre io, anche la nonna che è stata al fronte. Ora, nel lavoro di ricerca di quello che era successo, uno degli episodi più eclatanti era l'abbattimento di un pallone frenato austriaco sopra Oderzo da parte di Giannino Ancillotto, che anche qui nella mostra ha avuto reso, diciamo, famoso da una copertina della Domenica del Corriere, perché lui ha proprio caricato questo pallone per riuscire a centrarlo prima di che il pallone cadesse, gli è passato attraverso e insomma ha fatto un'azione eroica. E lì, leggendo la cronaca, il capo squadra che lo proteggeva con altri tre aerei, il capo comandante era Ernesto Cabruna, allora carabiniere, e collegandolo con l'aereo della scuola ufficiale ha cominciato a scavare. Quindi sono andato alla scuola ufficiali a vedervi l'aereo, a parlare col personale, l'aiutante maggiore della scuola mi ha detto: ma perché lei, che ha queste passioni, non approfondisce? E questo qua, come io ho scritto nella prefazione, mi ha fatto risentire in caserma, cioè ancora nell'arma, e questa è stata la motivazione forse più intima che mi ha spinto a questo lavoro.
Però quando si fa, prima di partire per un lavoro del genere, la mia mentalità un po' imprenditoriale mi dice: ma siamo sicuri che questo Capruna fosse quello della leggenda, cioè adoperando termini moderni, è uno che ci è o si fa? Allora, per saperlo prima, io ho fatto una cosa tecnica. Sono andato da un perito calligrafo del Tribunale di Padova, mio amico, gli ho sottoposto delle lettere di Ernesto e lui mi ha fatto un papiro non da poco con l'analisi della scrittura del personaggio, che dà un riscontro perfetto del personaggio che appare nelle nostre leggende, che appariva nella leggenda e nella storia. Cioè, lo definisce in base... ora, la grafologia è una scienza relativa, nel senso che c'è qualcuno ci crede e qualcuno non ci crede. Però i segni tipici della sua calligrafia danno luogo a una serie di luogo a un carattere, sono tipici di un carattere che viene così, diciamo, interpretato. L'aspetto affettivo, per esempio, è attivo per temperamento. Il soggetto ha bisogno di movimento autonomo, di spazio aperto ed ampio, di aria, di luce, perciò è sì capace di concentrazione, ma non in attività di tipo chiuso, minuzioso e di eccessiva analisi e pedanteria. Questo è l'uomo caratterizzato anche dalla sua impulsività. C'era in lui una spinta dalla grafia, appare una spinta quasi inarrestabile alla vita, al movimento, all'azione. Il comportamento emotivo è tanto primario, immediatezza, impossibilità, rapidità decisionale, operativa e di risposta, quanto secondario, riflessione, attesa, organizzazione, elaborazione e riflessa, ma con la prevalenza del primo. Infatti il suo forse maggior difetto era proprio l'impulsività, difetto che ha pagato caro nella sua vita. E avanti, quindi mi permetto di lasciare questa analisi, che va molto più in là delle quattro parole che ho detto, alla signora Matilde, dottoressa Matilde, perché lo conservi fra le carte di famiglia, perché qui c'è dentro l'anima del personaggio. Un'altra cosa che mi ha appassionato di quest'uomo e che ho invidiato a quest'uomo era la capacità di rinunciare a tutto per un ideale. Quando è andato a lui, la sua carriera di giovane carabiniere, finalizzata a una carriera che l'avrebbe fatto arrivare sicuramente, se non ci fosse stata la guerra, sottufficiale, era la carriera tipica di un ragazzo della piccola borghesia di una cittadina di provincia, per avere delle soddisfazioni in giovinezza e una sicurezza negli anni della vita matura. Ora lui ha raggiunto brevemente il suo risultato, perché è diventato ufficiale nel 18 dopo il combattimento sul Piave, ma ha rinunciato a tutto questo, che era quello che si era prefisso, perché a leggere i suoi scritti era un suo obiettivo questo. Perché? Per l'ideale, per la patria, per seguire D'Annunzio, e l'ha fatto due volte. Lo stesso è successo quando, con l'episodio citato dell'apparecchio, dell'AC3 di cui si rompevano le ali, cioè non ha mai esitato, e lo dice anche in una sua testimonianza, a rinunciare a quello che nessuno di noi è disposto a rinunciare per essere coerente con se stesso. Questa è la forza straordinaria di questo personaggio che mi ha preso. Per concludere, ricordo un episodio che è, questo dice tutto di Capruna. Durante il ventennio, che come ben ha fatto presente il dottor Gatti, il suo rapporto con Mussolini, lui era più contro il fascismo che contro Mussolini, e Mussolini che appare dagli scritti e da tutta l'operazione è un Mussolini che l'aveva in simpatia, nel senso, probabilmente, grande conoscitore di uomini, il Duce aveva capito che questa era una persona pura. Allora, a una riunione di medaglie d'oro dell'aeronautica, alla fine della riunione c'era naturalmente Capruna, i vari assi della prima guerra mondiale, decidono di mandare un telegramma, un
biglietto di saluto al Duce. Naturalmente Garrone ha detto, ma scusi, il Duce cosa c'entra con noi? Tira e molla, l'avevano convinto perché in quel momento Italo Balbo era il sottosegretario dell'aeronautica, ma il ministro dell'aeronautica era sempre Mussolini. A quel punto stava per scrivere Ruffo di Calabria, che era uno dei nostri assi, il papà dell'attuale regina del Belgio, no, della regina madre del Belgio, gli disse dai firma che ti conviene, e lui non firma più. Quindi questo era Capruna, era questa persona che doveva sfidare continuamente se stesso, perché soprattutto la sfida l'aveva con se stesso, come l'aveva avuta con gli aerei austriaci. Ecco, io mi fermo qua perché ci sarà qualcun altro che deve intervenire. Grazie. Buonasera a tutti. Io parlerò invece di Ernesto Cabruna, scrittore, o meglio, Fiume, ormai è stato indagato e studiato e abbiamo curato la ristampa. Oggi abbiamo, Matilde ha avuto il merito, ma qui è proprio una tradizione di famiglia, ha riesumato un libretto di suo prozio, un italiano in Russia. E io parto da un articolo che è stato pubblicato il 21 settembre del 1975 dal settimanale diocesano Il Popolo, che ha seguito tutte le vicende nel corso degli anni, a partire dalla prima decorazione della prima medaglia di bronzo fino praticamente alla sepoltura, al vittoriale. Nel 75, con 21 settembre, compare un articoletto, dice un lindo volumetto a cura della sorella con Ernesto Cabruna in giro per la Russia. Quindi viene ripubblicato un volume che aveva avuto scarsissima fortuna, perché era stato scritto nel 1935, dopo un viaggio che è durato dal giugno al settembre in Russia da parte di Ernesto, il quale spiega le motivazioni che l'hanno spinto a fare questo viaggio, perché lui parla praticamente, la prima indicazione era, il titolo era In giro per la Russia, poi l'ha modificato in italiano in Russia, e dice, lo dice lui nella sua prefazione, il comandante D'Annunzio aveva sempre in animo di farmi compiere in segreto un viaggio in Russia per rendermi un po' di ragione di quel regime. Quando riuscì a recarmici, gli scrissi di là, e al ritorno dalla Grecia, da Delfi, inutilmente, nulla gli è stato consegnato, era già chiuso in un cerchio di eventi implacabili. Torino, 9 dicembre 1935. La riedizione che ha curato egregiamente Matilde Bassi, ex propis in pensis, come direbbero i latini, ha un pregio in più, perché c'è una presentazione di Matilde che ricostruisce un po' gli avvenimenti e poi è soprattutto arricchito da fotografie e documenti inediti relativi appunto a questo viaggio, perché lui chiede ripetutamente di incontrare il Duce, di vedere per poter parlargli del libro, non viene ricevuto, viene sollecitato a mandare il dattilo scritto perché potesse essere esaminato, cosa che lui non fa, e quindi il libro non viene pubblicato. E io penso di aver trovato anche il motivo di questo, non tanto per quello che lui scrive del suo viaggio in Russia. Lui parte nel giugno del 35, lui era in Grecia, dalla Grecia si porta a Odessa e da Odessa inizia questo lungo viaggio nell'Unione Sovietica per tornare poi al punto di partenza Odessa, ritornare quindi in Italia. Vedrà Leningrado, antica San Pietroburgo, Stalingrado, di cui ammira le grandiose fabbriche, l'organizzazione del lavoro. È un osservatore attento, è un osservatore direi innocente, cioè non si pone il problema di cosa è stato prima, cioè dopo la rivoluzione sovietica e durante il dominio, diciamo, di Stalin, cosa è successo. Si limita a osservare la realtà, vede un popolo che fa dei grandi sacrifici, che è un popolo dignitoso, lui viaggia in terza classe, sia in treno che nel traghetto, quando deve spostarsi, ammira
le città, l'organizzazione, gli asili. Si rende conto, per esempio, anche che in certi casi le visite sono state preparate, cioè non era uno stupido. Vai nell'asilo e dice: sì, vabbè, tutti i bambini sono belli e puliti in ora, i nani pagliaccetti nuovi. Questa visita è stata ovviamente costruita ad arte. A Leningrado ammira la città e descrive, c'è proprio una pagina dedicata ad un'opera che è evidente, di balletto, che lo affascina proprio per la storia. Ripeto, è un viaggiatore molto attento, curioso, ovviamente fa delle domande alle quali qualche volta non ottiene risposta, ma quello che, diciamo, lui verifica poi e si chiede alla fine di questo viaggio, e che secondo me è il motivo per cui poi non è stato, il libro non è stato pubblicato, lo pubblicherà poi nel 1945, la guerra finita. Di questa edizione ne esistono penso pochissime copie ancora in giro, forse una nella raccolta della biblioteca e uno di un privato. La riedizione che ha curato Filide Cabruna non è, è praticamente scomparsa. Mi diceva Matilde che era addirittura in formato, il libretto voi vedete è piccolino, era in formato ancora più ridotto. E vorrei ricordare appunto l'articolo col quale, di cui ho parlato inizialmente, che dice: il popolo è uscito per l'autorevole cura della sorella Filide. Filide è stata la custode, la vestale della memoria di suo fratello, e si è battuta, ed è morta 2 anni dopo, nel 77, con un dispiacere non vedere la scuola elementare intitolata a suo fratello. Un lindo volumetto di memoria del comandante Ernesto Cabruna ha un titolo: Un italiano in Russia, e fa ripercorrere l'itinerario che Cabruna compì nel 35 in aereo, in nave e andando come uno zingaro con il sacco da montagna. Chiude poi l'articolo, c'è un volumetto che si legge in una serata, ed è vero, con godimento e con interesse, ma anche con qualche nuovo problema di spirito e di verità, cioè incauta veneno, cioè sì, leggetelo, però ricordatevi, siamo nel 1975, la guerra fredda sta finendo, è già finita, però i rapporti tra Occidente e Oriente non sono quelli, non sono certo quelli ideali. Lui, ho chiesto a Matilde perché Ernesto abbia definito questo suo libro l'infelice libriciattolo della Russia, ma a questa domanda non abbiamo una risposta. Non so se è legato agli eventi successivi alla guerra e alle vicende della seconda guerra mondiale, cioè la cortina di ferro, questo non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è tutta una serie di, non quesiti, ma di ragionamenti che lui fa alla termine di questo libro che appunto, come è stato scritto sul popolo, si legge veramente in una serata con calma e con attenzione, perché merita attenzione, è giusto che leggerlo con calma. Ed è importante quello che sto leggendo, che può sembrare una celebrazione del regime comunista, del regime sovietico, ma non la è, perché pone delle domande concrete, pone dei quesiti concreti. Dice: questa terra i cui tramonti si confondono con le aurore, questa terra che è protesa verso l'eterno principio della fratellanza dei popoli, ha tutta la vita basata sulla sincerità e fedeltà dei capi a quel principio sul come, soprattutto con l'esempio nella rinuncia del sacrificio, lo insegnano e lo insegneranno. Questa terra che ha un popolo che consuma enormemente meno di quanto produce e di quanto ritrae dalle immane riserve della natura. Lui si meraviglia della vastità della nazione e vede per esempio le difficoltà di spostarsi, critica, una critica costruttiva, cioè si rende conto che le vie di comunicazione, sia per gomma, cioè le strade, che le strade ferrate, sono assolutamente inadatte alla vastità, non sono, non vanno bene, devono essere migliorate. Questa terra che cura straordinariamente il fattore economico per valersi nei più impensati sviluppi politici, che ricco di grano si nutre di pane nero, che nel bilancio della produzione, in quello dell'economia e nell'interesse politico-militare fa giocare, rendendolo così formidabile, il peso dell'attività della donna.
Lui in questo viaggio sottolinea l'importanza del lavoro femminile in tutti i campi, dice anche i lavori fatti dagli uomini qui vengono svolti dalle donne che sono un po' la colonna portante non soltanto della famiglia ma anche della nazione. E così andando avanti poi chiude, perché appunto la citazione è molto lunga, dice ma questo popolo è in errore oppure questa terra, questo popolo, cosa diventeranno? Dove arriveranno? E poi dice, le nostre abitudini, le nostre esigenze, il nostro ordinamento economico ci portano con facilità a rilevare ed ingigantire in Russia i soli disagi, i soli difetti, le terribili sofferenze. Quindi lui conosceva la storia dell'Unione Sovietica. Bisogna invece valutare l'ossatura di quell'immane movimento, in pieno periodo di sistemazione, che ha scosso quel dormiente colosso, ora già sveltito, che, anche con armi economiche poderose, avanza in celere marcia con chissà quale peso sull'avvenire della storia dell'umanità. Voi capite che queste parole non suonavano bene alle orecchie dei capi dell'Italia del tempo, di quel tempo. Certo, è una realtà, quella che ha visto Ernesto Cabruna, che viene poi, non dico spazzata via, ma fortemente messa in crisi dall'avvento della Seconda Guerra Mondiale, che crea milioni di morti, di danni. E lui visita due città che sono il simbolo di questa guerra, il terribile assedio di Leningrado, che provocò degli episodi indicibili anche di cannibalismo, e poi Stalingrado, da lui magnificato come esempio, diciamo, di organizzazione, dove viene bloccata l'avanzata nazista e dove poi inizia veramente il collasso delle forze germaniche. È un libretto che è stato, ripeto, ripubblicato da Matilde, che è la, diciamo, prosegue l'attività di sua zia, con grande, quindi va un grande rispetto, l'ha fatto pubblicare a proprie spese, e che io invito tutti a leggere, perché è una visione, diciamo, ma si legge piacevolmente, insomma, è un osservatore attento, non dico ingenuo, ma attento, curioso e soprattutto che sa vedere quello che va e quello che non va. Certo, le parole finali del libro ne hanno decretato fino alla, diciamo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'oblio. Grazie. Che Pino ha dimenticato di dire, cioè io ti ringrazio tantissimo per la presentazione, è che questo libro viene ceduto a offerta libera e l'offerta viene devoluto agli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri. Ripasso un attimo la parola al dottor Maruzzi. Allora, intanto ha fatto benissimo la dottoressa Matilde a ripubblicare quel libro, perché non ci sono in giro esempi di, come diceva bene il relatore, esempi di cronaca di quel periodo in Russia, sono rarissimi. Ma quello che io voglio sottolineare dalla mia visione di Cabruna è che quel libro, Il viaggio in Russia di Cabruna, è stata una ricerca del Sacro Graal da parte di Cabruna, perché lui aveva visto quella società ideale che D'Annunzio aveva provato, messo in moto a Fiume, l'ha cercata perché era lo scopo della sua vita, una cosa per cui secondo lui valeva la pena di vivere. E in Russia lui, secondo me, ha cercato questo. L'ha trovato, ha trovato delle sfumature, però è stato sufficientemente oggettivo da non fare l'innamorato che andava tutto bene. No, è stato oggettivo, come ha detto lei, ed ha dato un'analisi critica. Però il Sacro Graal non l'ha trovato neanche in Russia. Grazie. Allora, adesso chiamiamo qui l'avvocato Alvise, Tommaseo Ponzetta, che porterà i saluti da Ponte di Piave e anche
abbiamo il presidente del Rotary. Venga. Buonasera a tutti, agli organizzatori, alla professoressa Bassi, ai relatori, alle autorità e a questo folto pubblico. Ecco, io do un saluto brevissimo a nome più che del sindaco della cittadinanza di Ponte di Piave, perché il sindaco di Ponte adesso non c'è, c'è un commissario prefettizio. Ponte di Piave perché ha voluto chiamarmi il dottor Marcuzzo, perché a Ponte di Piave Ernesto Cabruna ha sui cieli di Ponte di Piave ha combattuto più volte eroicamente. Ponte di Piave è una cittadina di 9.000 abitanti in provincia di Treviso, sulla sinistra Piave, e all'indomani della rotta di Caporetto è stata occupata dagli austro-ungarici e quindi la popolazione è dovuta scappare profuga un po' in tutta Italia. Sono venuto io perché a quei tempi il sindaco era Milone Tomaseo Ponzetta, era il fratello del mio bisnonno. Quindi è anche possibile che in quei giorni, immediatamente dopo Caporetto, prima che la popolazione di sindaco abbandonasse Ponte di Piave, ecco, il mio bisnonno abbia visto volare anche l'aereo di Cabruna che andava a fronteggiare gli aerei austro-ungarici. Il paese di Ponte di Piave è stato completamente distrutto. All'indomani del 4 di novembre del 2018 il sindaco di Ponte, che aveva trasferito momentaneamente il municipio a Siena, è potuto tornare a Ponte, così come la popolazione, chi era sopravvissuto, e se ha trovato un paese completamente distrutto, lo ha trovato però un paese libero dagli invasori, e questo è merito di centinaia di migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia che hanno combattuto per la libertà. Il comune di Ponte di Piave ha voluto onorare tutti questi centinaia di migliaia di ragazzi premiando simbolicamente quello che più si era distinto nei combattimenti, verso il 1928 ha conferito la cittadinanza onoraria a Ernesto Cabruna, definendolo l'eroe di Ponte di Piave. La memoria di Cabruna poi col tempo era andata persa. Due anni fa l'amministrazione comunale di Ponte di Piave aveva dedicato una piccola via del paese a Cabruna e anche un piccolo monumento, ma poi il merito di far rivivere la memoria di Cabruna è stato del dottor Marcuzzo, che con i suoi studi e con questo libro molto interessante ha riportato alla ribalta questo grande cittadino. Quindi a nome appunto di Ponte di Piave noi siamo grati a Tortona proprio per aver dato una persona così significativa per la libertà anche del nostro paese. Grazie, buonasera. Presidente del Rotary, Dio Terzo. Pitergino Bottezze, ok. Pierluigi Trovalusci. Buona serata a tutti. Mi presento, sono Giampiero Trovalusci del Rotary Club di Oderzo, o Pitergino Mottense. Ho seguito il dottor Marcuzzo in quanto io, come comandante pilota e fly examiner del Ministero dei Trasporti, ho cercato di trasmettere il pensiero di un pilota per poter tradurre quello che un pilota come appunto Cabruna poteva in qualche maniera manifestare nelle sue gesta. Questo qui è un discorso molto profondo, perché la psicologia di un pilota che vola in aria è completamente diversa da uno che cammina per terra, perché ha una mentalità molto più aperta e molto più introversa. Quindi è difficile in qualche maniera combattere tra la terra e il cielo. Io ho cercato in qualche maniera di esprimere, no, attraverso poi le ricerche che abbiamo fatto al Ministero dell'Aeronautica,
e quindi andare a cercare tra le righe e scoprire quelle che erano le cose più interessanti, no, o meno interessanti, perché spesso dietro a delle parole o delle frasi si nasconde un segreto che solo un pilota può scoprire o tradurre. E io ho cercato di fare del mio meglio, quindi credo che questo, come Rotary, infatti lui è un socio rotariano, gli abbiamo dato una mano seguendo per passo passo tutti i posti, no, dove siamo andati, e quindi abbiamo fatto. Io ringrazio a tutti e una buona serata. Allora, dove Capruna ha attaccato i famosi 10 aerei austriaci, adesso c'è un bellissimo vigneto di prosecco, per fortuna, non ci sono più trincee. Il proprietario dell'azienda, Le Rive, ci ha mandato del prosecco dalle rive del Piave, perché brindiamo, lui non c'è ma mi prega di scusarlo, perché brindiamo a noi, alla pace e a Capruna, quel prosecco che viene da lì. Grazie.